Sun. Fulvio, quali vini hai portato quest'oggi? Quest'oggi ho portato, per essere ligio alla tradizione, il Verduzzo secco, tradizionale non dolce, e ho portato il Pinot Nero che secondo me per un produttore è una sfida personale che ogni produttore dovrebbe portare avanti. Il Pinot Nero è una grande impresa perché sappiamo che è un vino difficile da produrre, è un'uva non semplice neanche da coltivare. Qual è il metodo di vinificazione del Pinot Nero? Ma intanto bisogna cominciare a capire che cloni dobbiamo usare in questo vino, e qui bisogna andare a cercare di capire in Francia cosa fanno, avere l'umiltà di imparare da chi è grande, da chi è già grande. Però posso aprire una parentesi qua? Meglio la Francia o il Friuli? Non parlo dell'Italia, o il Friuli Venezia Giulia. Ma il Friuli, come sviluppo della vite e curve di maturazione, io ho studiato in Francia e i vigneti li conosco, siamo nettamente superiori per le curve di maturazione. Talvolta, parlo da produttori, pecchiamo di presunzione in cantina. Questo è un po' il male dei produttori. Ci vorrebbe un po' di più umiltà e capire un po' che cos'è l'uva, che cos'è il vino, e approcciarsi non soltanto con una questione monetaria. Prima facciamo salire la qualità, che poi la questione monetaria arriverà da sola, senza forzatura. Escludendo il 2014, che sappiamo che è stata un'annata non fantastica a livello meteorologico per quella che è stata la produzione, per il Pinot Nero qual è l'anno migliore in cui sei riuscito, diciamo, a conclamare il prodotto? Beh, ecco, per assurdo l'annata, sempre che io mi meraviglio sempre, è riuscito a stupirmi, è stato il 2003, un'annata super secca. Io pensavo a un vino impossibile da realizzare, mio padre è stato a dire: ma mettilo a parte. E dopo io pensavo di fare una marmellata e dopo 6 anni mi sono trovato un vino incredibile che mi ha lasciato senza parole e mi ha lasciato addirittura il dubbio in tutte le mie credenze tecniche. Perciò mi ha, diciamo, minato proprio alla base delle mie credenze. A quel punto lì, culturalmente, si capisce che la natura gioca il suo ruolo e noi possiamo fare solo una cosa da uomini: ballare insieme alla natura. Non possiamo pensare di ballare con la musica che decidiamo noi, questo è sicuro. Ristorante Al Molino, siete abbinati all'azienda agricola Bressane. Cosa avete preparato di buono? Oggi abbiamo preparato il baccalà e degli involtini di Berza ripieni di fagioli e porro. E questa? In abbinamento ai vini, il verduzzo col baccalà e il rosso con gli involtini. Pinot Nero con gli involtini. Preparati a titolare. Allora chiediamo come sono stati preparati questi piatti. E il baccalà in bianco, come da tradizione nostra, e gli involtini sono semplicissimi, di Verza, ripieni di porro e fagioli con condito. Semplicissimi, io non li ho mai trovati in nessuna parte, quindi come sono preparati? Sono una ricetta segreta di qualche nonna? No, 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 sono nati da me, dalla mia fantasia.